Amici della Brotherly Italian Gaming, eccoci qui nel nuovo episodio di German Reich e Baffetto Ballerino alla conquista del mondo. È scoppiata nello scorso episodio la Terza Guerra Mondiale in un conflitto uno contro uno alla pari tra German Reich e Unione Sovietica, uno scontro tra baffi per decidere quale sarà la moda del Novecento in termini di baffi. Al momento questo scontro divisioni sulla peluria sottonasale ha portato alla morte di quasi 2 milioni di russi e 1 milione di tedeschi. Vedremo chi avrà la meglio, ma con me ovviamente a gestire questa follia c'è un gran consiglio in formazione super ministeriale, il signor Vernizzi alla Kriegsmarine con concessioni in Africa Corps che combatte nei Baltico. Buonasera. Buonasera. Il signor Flack, il nostro Feldmaresciallo, alla Wehrmacht che avanza verso Mosca inesorabilmente. Buonasera. Buongiorno. Incredibile. All'aviazione che, signori, sta regalando come sempre gioie inenarrabili, tirando giù qualsiasi cosa voli nei cieli della Bielorussia, il signor avvocato dei cieli. Attila, buonasera. Sa cosa le dico? Cosa mi dice? Buon pomeriggio a tutti. E colui che sta per decriptare i codici russi in meno di 54 giorni, il signor Backfield. Buonasera. Buonasera. Io non trovo più i miei baffolotti. Qualcuno li ha visti? Niente, si è perso le bande. Dove li ha spediti? No, li ha creati lui. Io vedo a Berlino ci sono 17 dupe, ma non sono mie. Flack, sono le messe tu queste? Sì, quelle sono tutte normali. Mi sono perso i baffolotti. Ma sono a una scadenza. No, l'ho appena fatto. Si è riperso i baffolotti. È già la seconda volta che si perde i baffolotti. No, la prima volta me li hanno bucati. Ho capito, però non è che si può perdere le bambole gonfiabili così. La plastica costa. Signori, direi che con la perdita dei baffolotti possiamo dare il via al tempo. 4 settembre 1942, l'avanzata verso Mosca è più inesorabile che mai. Allora, situazione rifornimenti. Andiamo in una breve panoramica di rifornimenti. Qua stiamo prendendo stazioni ferroviarie. No, è too much. Tiene che andare direttamente verso Leningrado. Vuole andare direttamente verso Leningrado? Che cazzo è? No, non posso. Non c'ho i rifornimenti. Devo partire da Riga, andare a Tallinn, poi dopo Narva e poi si arriva a Leningrado. Leningrado? No, infatti dicevo, a Stalingrado, dicevo che cazzo il giro sta facendo? Quale motivo? Non si preoccupi. Ops, I did it again. No. Madonna mia. Madonna, quanti ne hai messi là? Mamma mia, ragazzi, mi fanno pena. Posso dire che mi fanno pena? Ci sono pure dei pesanti. Sì. Ma sono medi quelli, no? Sono medi, con le macchinette dentro. Oh, una scelta loro, eh. Motorizzate. Mi fanno un po' pena. Sarò sincero. Ma il carro mi aveva fatto il motore, non aveva fatto il carro, scusa. No, lo stiamo ricercando. Mi mancano 64 giorni, mancano la calma. No, va fatto. È scatenato, signor Flack, scatenatissimo. Infatti. Scatenatissimo. Allora, situazione rifornimenti, vediamo come la va qua. Qua c'è bisogno di costruire. Ecco come la va. Bene, guardi che ho potenziato la divisione ancora, mo. Sono volatili per diabetici. Ulteriormente potenziato la divisione? Mo si arriva. Oh porca merda, adesso è tutta motorizzata. Adesso è tutta motorizzata. Puttana la fava. Divisione. Ma tra l'altro le ha modificati, le meccanizzate, o le sta facendo così come vengono? No, devo ancora modificarle perché volevo aspettare l'altro carro, che così gli mettevo quel chilometro in orario in più. Addirittura 5 km orari, un sogno. Vento tra i capelli.
punto. Immagino Hans che si affaccia dallo blò di sopra, lì come si chiama, lo sportello, quella brezza. Hans. Oddio mio. Hans. Buchiamo tutto. Buchiamo tutto? Che deve bucare? No, ormai... No, basta bucare, che mi partono via i baffolotti. I baffolotti. Niente, a 1000 aerei adesso. Dai, stiamo portando a zero. Vabbè, e niente. Siamo scesi a 800 aerei. Niente, non c'è più niente ad aerei. Non c'è più niente da dire. Allora, posso dire, lo pensavo un po' più tenace sto russo. Soprattutto attaccandolo nel 42, me lo immaginavo un po' più tenace. E mai noi siamo diventati turisti. Un portoghese, abbiamo catturato un portoghese. Ma come un portoghese? Giocava sporco sto Portogallo. Ma speravo che mettendo queste tattiche qua anche... più hanno torato uno nostro brutto Carmelo è di origine italiana, è italo inglese. Ma come Carmelo? Carmelo si chiama, siamo proprio Carmelo. Ma com'è possibile che si chiama Carmelo? Parenti, famiglie, tradizioni. Però sa, nell'amministrazione ci sono sempre dei meridionali, poi soprattutto soprattutto anche un'Italia così, così infame vicina, occorre avere anche gente. Mamma del mia, posto quanto mi hanno fatto prudere le mani prima. Ah, volete il bonus del Cifer? Deve sentire il dottor Flack. Mi serve lei, signor Benizzi, che dice? No, oh, manteniamolo. E io invece ve lo do perché ci ho messo tanto a farlo. Ve lo faccio per lei. C'è solo per lei. Solo per cortesia, veramente lo sta facendo partire. Chiuda sta sacca, per favore. Che cazzo? Come? Ma che cazzo Giappone? È? No, Hito! Quando? Cosa? Per l'Indocina. Ah, per l'Indocina. E però anche lei, che cazzo è che è vita per te, scusi. Una roba incredibile. Francesi di merda. È sempre colpa dei francesi. Ne fanno una buona. Arriveremo a Vladivostok e poi vi chiederemo pure i giapponesi. Io che cazzo vi devo dire? Sacca chiusa. Giapponesi infami. C'è sempre comunque, arriva sempre il momento in una serie di Air of Iron dove c'è da picchiare il giapponese. È una roba incredibile. Perché sapete il giapponese. Ci sono sempre gli infami. Allora, intanto Penny avanzano verso Mosca. Ottimo. Come? Ha sentito bene. Ho sentito bene. Ho detto proprio quello. Hanno messo tutta la guardia russa a difendere Mosca. Treni che avanzano in Russia. Ha sentito quello? Generale Inverno continua ad avanzare più veloce dei nostri panzer. A breve, vabbè, signori, a breve comincia ad essere come difficoltoso. A breve l'inverno ci farà un piccolo arresto, ma noi ce ne bottiamo il cazzo per l'inverno. Tra l'altro ho un caldo disumano io qua. Come tutti, immagino. No, qui si sta da Dio. Mamma mia, si sta bene. Io ho freddo. Cazzo, signor Petrizia, freddo. Ma che cazzo è? E giustamente sta lì Lettonia. Lì. Ha messo il condizionatore a meno 20 per fare un po' di RP geografico. Sono Flak, i carretti sono arrivati. E mo'.
E mo so... E mo ci si diverte. Madonna, 100 di logistica a caso. E mo ci si diverte. Logistica a caso? Ma quale caso? C'è un fine piano di logistica qua. Uno stabilizzatore, secondo me. Cosa? Ce n'è bisogno. Bello stabilizzatore che ce n'è bisogno. L'ha messo? Ah. Dopo me lo faccio vedere questo. Tu... Ballo. È bello perché quando passi il cursore sul ritratto del baffetto ti dà anche il lavoro. Adolf Hitler, dittatore. C'è anche il mestiere, capito? Ex artista. Ex artista. Adesso le arriva anche la logistica qua, signor Flack, eh? Vai, messo in produzione. Messo in produzione, adesso ce lo andiamo a vedere molto bene. Eccolo qua il King Tiger. Eccolo qua il King Tiger. Stabilizzatore, radio 2. Un bel cannone pesante. Comunque 95 di harness, 90 di piercing, bretto di 51, armor di 97. Comodo. Sì, perché gli ho messo quella per tenere il costo basso, gli ho messo la seconda, diciamo, di armatura, non gli ho messo quella, non gli ho messo la full plate, la come cazzo si chiama, la full plate, gli ho messo quella scaglia, sì, esatto, l'ha messo, l'ha rivettata, okay. Oh, rivettata, non si mi chiama, la welded, non la cast, no. La rivettata la usavano i carri italiani, infatti. Che praticamente sono morti più carristi italiani per bulloni che saltavano dopo gli impatti dei proiettili nemici che con i proiettili nemici. Andiamo a ricercare Recon Company 2. Signor Attila, intanto le informo che in 186 giorni avrà l'Advanced Small Airframe. Sì, sì, ho notato. E dopo si incomincia a ricercare un qualcosa che detona. E fa molto caldo. Al bomber. La chiameremo bomba cambia stagione. Assedio di Leningrado. Assedio di Leningrado, signori. Il Vernizzi assedia Leningrado con artiglieria ferroviaria come se non ci fosse un domani. Non serviva, eh. Però a me piace usarlo lo stesso. Lo aiuta. Stanno là e bombardano male. E fanno male. Stanno là e fanno male. Ottimo, ottimo, ottimo. Bene, bene, bene. Gennaio 43, Blitzkrieg nella neve. Sì. Alle porte di Mosca. No, ma che cazzo è? Francesco De Martini, ma l'italiano ci manda le spie. Ma che scemo questo. Mosca sta per cadere. Oh, mi regali Mosca. Mi regali Mosca come regalo di nel 43. Su, me la regali. Mi faccia sto regalo. Come fa un tizio ad avere tre nazionalità d'origine? Perché è un po' vissuto un po' di qua, un po' di là, ha fatto un po' di cose. Perché chi è stato catturato è Francesco De Martini, che è etiope, italiano e siriano. Sì, anche lui fa, vede gente, fa cose. Indole. Mosca è caduta. Signori, The Fall of Moscow. Mosca è caduta. È saldamente Moscow. Nelle mani della Wehrmacht. Adesso tocca andare a Stalingrado dopo che il signor Vernizzi avrà preso Leningrado. Ci sta mettendo un po' troppo per i miei gusti, eh? Ha mandato rinforzi. Signori, 2.400.000 uomini persi dal nemico russo. I baffetti
stanno vincendo questa guerra contro il baffo, che trovo anche volgare, posso dirlo? Lo trovo anche volgare. Non più senso. Guarda che volgarità questo baffo, questa ostentazione, questo baffo. Oltre al fatto che mi fa male al cuore vederlo. Io posso annunciare che è rimasto a 150 aerei. È finito. E voilà, non ne ha più. Ho preso quelli di linea. No, quelli li ha già persi da mo. Almeno da 6 mesi che li ha persi quelli. Allora, il signor Guderian ha detto che gli piace partire fare le cose da capo, quindi torniamo qua in Ucraina. Si torna indietro? Leningrado cadute. Oh. Ah, eccolo lì. Vabbè, c'è state, voglio dire. Sacchettone. No. Ma come no? Novgorod, non vuoi sacchettare e fare la sacca di Novgorod? Devo fare la sacca di Stalingrado adesso. Mamma mia. E la Madonna. Devi prendere bella lontana, devi prendere. Cioè, vuole fare la sacca praticamente che comprende una nazione. Esatto. Alla faccia della sacca. Beh, lascio nelle sue mani la sacca proposta dall'illustrissima là. Illustrissima, che cazzo è? La sua persona è illustrissima. Si è salvato. Mamma mia, proprio per il rotto della cuffia, in una maniera veramente indegna. Ha salvato la campanella. Dai, dillo ancora, voilà. voilà. Wallerà. Ah, benedizione. Non ci sono più rivolte nei nostri paesi, nei nostri stati. Vuole anche ben vedere. Beh, voglio dire, non era così scontato all'inizio. Forza, parti a nord. Eccolo. Ah, così. Eccolo qua. Eccolo. E devo guardare cosa combina il giapponese con la flotta. E lì devi guardare assolutamente. Si va a divertire con la flotta del giapponese. Lo stanchi da subito. E il British deve essere difeso, però. Diciamo che le nostre colonie indonesiane potrebbero aver bisogno di una difesa. Signor Vernizzi, intanto mandi la marina. Signor Flack, appronti. Ah, ma in India ci sono i russi comunque. Ma sì, ma che in India avanzino i russi. Ma tra l'altro stanno avanzando. Ah, perché l'Iran è diventato comunista. Così. Che avanzino in India ce ne fotte relativamente sega, mentre per la gomma potrebbe essere interessante provare a difendere l'Indonesia. Signor Flaca, pronti delle truppe di spedizione nella giungla? Corpo di spedizione è già in partenza. Mazza, che efficienza. Sono commosso, io non so che dirvi. Sono commosso. Signor Verne, ha bisogno di porti da qualche parte qua in Indonesia? O le bastano quelle che ci sono? Ah, bastano quelle che ci sono, tanto più la situazione. Siamo anche in Italia in guerra contro il Giappone. Vado a divertirsi. Non è proprio una sicurezza per l'Italia in guerra contro la Giappone. È solo per tirarsi la fede dalle palle a noi. Il problema è che se aggrediscono. No. Ma sì, la chiamiamo. Vuole invadere l'Italia? No, è già in guerra. Perfetto. No, se il Giappone invade l'Italia, raga, chiudo il gioco, ve lo dico. Anche perché non può entrare nel Mediterraneo. Quindi però con questa mafia. O si lanciano. Ma guarda che il giapponese in questo gioco è completamente pazzo. Ha impersonificato l'AI del Giappone in questo gioco, impersonifica esattamente il Tora 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 Banzai. Quindi a un certo punto entra in un loop di invasioni navali completamente a caso. Molto probabilmente incomincerà invasioni navali in Sud Arabia, nel Kuwait, in Somalia, perché impazzisce a un certo punto.
sclera completamente. A meno che il signor andare, Vernizzi... Sì, sì, prego, prego. A meno che il signor Vernizzi non gli annichilisce la flotta prima, a un certo punto il Giappone impazzisce. Sì, poi abbiamo firmato il triplice patto, siamo amici, tutti belli così, e dichiara guerra, veramente, cioè, a un certo punto la Paradox dovrebbe anche fissare sto devasto del Giappone, che ogni volta invade sto cazzo del Giappone. Potrebbero anche immaginare di fissarlo, eh? Giusto un suggerimento, Paradox, così, en passant. Al volo, proprio. Tanto per gradire. Nulla di serio, Sono solo proposte. Ma visto che siamo in una triplice intesa, invece di dichiarare guerra potrebbero chiedere i territori. Tipo. Non chiedo molto. Ecco. Non dico che vi rinuncino, ma che almeno richiedi. Esatto. Intanto il teorema della più grande sacca che l'uomo abbia mai visto si sta per... concretizzare. Allora, signor Vernizzi, piano Z abbiamo detto, giusto? No, mi faccia U-Boat. U-Boat. Però pure lei, signor Vernizzi. No, piano Z devi fare quelle navi lì per forza, se non le fai ti picchi il malus. Non voglio sentirmi cosa devo fare. Non mi devono parlare. Ok, questo canto di rispetto. L'unico che può farlo è il grande leader. Non mi risulta che, la I sia il grande leader. Quindi... La mette su questo piano. E se io decidessi invece di fare il piano zero? Lei è una persona estremamente illuminata e molto intelligente, quindi sono sicuro che non lo farà vero. Ti guarda con gli occhi dolci. Sì, mi sta facendo degli occhioni dolci abbastanza devastanti. No, dai, ma ci hanno preso un altro operativo, signor Blackfield, ma che cazzo sta facendo? No, l'abbiamo recuperato. Ah, l'ha recuperato? Sì, sì, però si è ferito, e ho 8 si è ferito mentre... Ho una gamba. 8. Che bravo. 8 si è ferito una gamba. A polpaccio sinistro. Via con l'altra cifratura della Russia. Portate presa, via. Avete il bonus adesso. Per 30 giorni. Non sprecatelo. Adesso Flak per ripicca ferma tutte le truppe. Comunque le ho fatto una sacca. Ah, bella. A picchiarsi con i giapponesi. Bene. Un altro mezzo milione di morti. Dove ci picchiamo i giapponesi? Nel Mar della Cina? Qui dalle Filippine. Prima scazzottata. Le truppe Flak che tagliano come fosse burro la Russia. Per realtà i naval bomber li posso portare lì. Beh, sicuramente li posso portare là. Che vergogna la flotta francese che si è fatta distruggere così. Signori, dobbiamo andare in service by equipment? Sul serio? Siamo uccisi sotto il milione. Service by equipment. Attenzione, flotta danneggiata, signor Vernizzi. Sì. Vabbè, ci sta. Non si permette. Abbiamo affrontato la flotta principale giapponese. Mettendoli in fuga. Beh. Ma portaerei lei si accontenta di 3? È il numero perfetto. Mamma mia. Dipende. Che numero proprio? Esatto, sul conto corrente 3 non è un numero molto potente. Esatto. Cioè, se ci metti 30 0. Detto 30 0. Intanto chi è Bessar? Tiro giù. Ah, sono scappate. È scappato. Domanda in giro i portieri per conto loro. È pazzo. E intanto il signor Flak continua ad andare giù. Non si ferma. Possiamo dire che il template che ha fatto è illegale, signor Flak? Lo possiamo dire?
Si è appena sufficiente, adesso lo puoi... Si chiamano Space Marine per i tempi. No, questo qua no, è meccanizzato. No. Che Space Marine? Il prima. No, anche tra l'altro perché non era... era sotto il legno. Olè. Ma c'è un torneo con quel template lì, sentiamo cosa ti dicono. No, no, non mi metto a fare i carri armati pesanti con la fanteria in un torneo, deve fare il Blitzkrieg. Allora, pensai ai bagnoschiuma, che... Madonna, signori, state per chiedere una sacca, la sacca del millennio. La sta facendo, la sta facendo. Sì, ma sono già tutti morti, guarda. La sta facendo. Rimane lì con la paura della Romania. Fermo. Ma sta facendo? Eh sì. Ha detto che toglia, che toglie la luce come burro. Manca l'ultimo slot. Madonna, signor Flack. Questo che so, un milione di persone qua dentro ci stanno. È un po'. 13 divisioni qua dentro. No, che 13 divisioni, signor Backfield? No, 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 adesso mi dava 13, ma in realtà ce ne sono altri dietro. Sì. Ce ne sono un miliardo qua. Sì. Quindi prendere Odessa. Porta subito. Prenda Odessa, così le facciamo le ferrovie. Su, su. Non abbiamo mollato la Bessarabia. No, sono 22, mi sa. Non ci incisci. No. Ah, sono una quarantina. Vai da 22 però. Non ci incischi. Me la prenda. Fai terino. Com'è contro il Giappone, signor Verni? Come sono questi scontri navali? Sto vincendo. Ah, c'è l'Unione Sovietica in India. Sì, ma l'Unione Sovietica in India. La migrazione. Ma poi questa è l'Iran Communist Authority. Sì, sì, perché l'Iran ha deciso di diventare comunista. Sì, ma la tattica della migrazione. Cazzo. La sacca è chiusa? Orca merda. La sacca è chiusa. Orca. Okay. La sacca? Ma no, ma non è poi così grossa, come l'argente. Perché ne ho fatte due piccole mentre scendevo. Okay. Terribile. Si vergogni. Io? Quanta gente c'ha ancora sto russo? Quando decade? Allora, l'Unione Sovietica e la voglia devono arrivare al 20, stanno al 74. Hanno 210 divisioni in totale ancora i russi. Bella. Secondo le fonti. Dobbiamo prendere Stalingrado e arrivare fino agli Urali. Prima tanto è andato ormai. Sì, no, che sia andato. Che sia andato mi sembra chiaro. Cioè, adesso gli fottiamo pure queste divisioni, poi non c'è più niente. C'è più niente da dare, c'è più niente da dire. C'è l'avanzata qua, la mette anche in low. Intensità bassa, entra pure, cioè le chiavi di casa di tutti praticamente. Ecco, fate partire tutta l'invasione, forza. E niente, sono rimasti con 80 aerei? Sì, mai. No, purtroppo 127, non riesco a far andare sotto al centro. Giusto per la godura di farla andare sotto al centro. Sì. Gli aerei che c'ha sono 59 fighter, 13 tactical bomber. 60 fighter adesso diventati. 12 tactical bomber. C'ha 3000 uomini, 3000 di manpower deployato. Allora, uno lo portiamo che deve. Ormai è completamente allo sbaraglio il signor Flack, niente, anche se non mette la tattica della Blitzkrieg, questo fa sacche contro sacche, sacchette. È illegale. Guarda qua. Guarda Vernizzi è partito, è impazzito. Che ho fatto? Lei non sta manovrando l'Africa Corps nelle steppe russe. Ah, il signor Flack, è impazzito il signor Flack. È un programma diversivo, io pensavo che sia un attacco. Invece è un super attacco, Kursk è presa.
Ed eccoci qua. Ci avanza tutto, tanto. No, ci hanno catturato Wolf. Andiamo. No. Ma sti qua, ma ci stanno facendo prendere troppo dalla frenesia della guerra. Questi qui vogliono parlare anche loro e vengono beccati. Maledetti. Ma una volta ci aveva detto che gli dava quella pillolina blu. Allora, il problema è che i nostri agenti mettono la pillola nel calzino per non farsela, per non perderla. Però quando vengono ammanettati al muro è difficile riuscire a mangiarsi la pillola dal calzino, quindi la devono tenere in una cavità dentro il dente, sempre nella mano. Ma il nostro sistema sanitario funziona, quindi non hanno carie, non hanno cavità. Prima approfittavano delle carie per mettersi dentro la pillola. Ho capito, gliela facciamo. Sai quanto costa? Vanno a farsi un paio di mesi di rancio dell'esercito, vedi come ti vengono delle carie. Ma che stai dicendo? Il nostro sistema sanitario funziona. Esatto. Nuovi aerei, signor Attila. Mi faccio il motore. Motore, non vuole il pesante? Sì, sì. No. Vi do un aggiornamento. 50 fighter e 11 tactical bomber e 137 divisioni. Hanno persi parecchie, hanno perso 200 sì, che erano poco fa. Sono solo a 4 milioni e 300 mila morti. E qua intanto si chiude un'altra sacca. No, non abbiamo più Krusk. Krusk? Abbiamo finito la Krusca? L'M della Krusk. Allora, a logistica direi che siamo messi abbastanza bene. Ma è un'altra sacca questa, eh? Sì, ma ormai io ho perso il conto delle sacche del signor Flack. Il nostro feldmaresciallo ormai sacca. Sacca rosa. Quel chilometro in più all'ora delle due divisioni si fa sentire. È importante quel chilometro in più all'ora, eh? Sì. Ha fatto poi il nuovo carro? Sì, l'ha fatto. Abbiamo il Super Tiger. Il Super Tiger. Mancano ancora le radio e quant'altro. Adesso arrivano, stia calmo. Mi sto facendo la revisione logistica. La revisione dei carri. Adesso i falle atomiche non hanno ancora fatto i badili del 39. Ah, i badili? Mi ha detto che non li utilizzava. Ah, vuol dire essere attento. Ma si caghi addosso. Come? Veramente forte. Ah, pure un mostro. Sì, no, non stavo dicendo a lei. E niente, altra sacca. Tanto per gradire. Altra sacca, tanto per gradire. Ma signori, no, al così. 24 luglio del 1943, la terza guerra mondiale ormai sta per volgere al termine. Mosca è caduta, Leningrado anche. La prossima a cadere sarà Sevastopoli e poi è il turno di Stalingrado e finalmente faremo trionfare il taglio del baffo, come è giusto che sia, corto e sotto al naso, perché io me la ballo. Signori, in questa terza guerra mondiale poi, come avete potuto vedere, anche il Giappone ha deciso di... Non voleva impazzito. Essere da me, è come al solito impazzito, è andato a dichiarare guerra a tutto il fottuto pianeta Terra. E quindi anche in questa serie andremo a picchiare il Giappone, ma vediamo in quali modalità. Vedremo un Vernizzi estroso, probabilmente. Signori, dal cuore dello ferro, da Hearts of Iron 4, dal German Reich, dal baffetto danzante, dal Gran Consiglio Informazione Ministeriale, per questa puntata è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti! Ciao. Ciao a tutti.